Bene, chi trama di grazie, siamo tornati qui con un nuovo video di In Segreto! Incredibile! Dopo 2 settimane che non c'era, siamo tornati con In Segreto perché vi piace molto, vi piace, è fantastico e unico. Ma comunque, prima di cominciare volevo dirvi una cosa. Visto che mi state rompendo tutto il cazzo, tagliati la barba, non te la tagliare, cioè tagliatela, fai schifo, di qua e di là. Io non me la taglio, però avevo detto sia su Facebook mio che sul mio Instagram che se arrivavo a 15.000 seguaci sul mio profilo privato Facebook mi sarei tagliato la barba. Dato che non ci sono arrivato perché sto a 13.200 soltanto. Adesso io lancio la sfida e me la taglio e vengo anche a Romix così. Tra l'altro vi diciamo che saremo a Romix, ma poi lo dico dopo. E vengo anche a Romix con la barba tagliata. Se adesso io arrivo a 20.000 seguaci sul profilo privato di Facebook. Cazzo, qua siamo 30.000 che guarderanno questo video. 30, 40.000, anche 50.000. Soltanto 7.000 di voi che non vedono questo video e che non mi si stanno seguendo su Facebook, mi seguono sul mio, se mi seguono sul mio profilo privato, io mi taglierò questa barba così non rompete le palle, ok? Se lui arriva a 20.000 seguaci su Facebook entro Romix, io mi faccio la boccia. Ok. Seriamente? Però ci devo arrivare a 20.000 seguaci. È difficile. Però io lancio questa sfida, vediamo se ce la E la facciamo. boccia me la faccio in un video. Vi carico il video dove cazzo mi faccio la E io boccia. vi carico il video dove cazzo mi taglio la barba. Quindi, se lo volete vedere, devo arrivare a 20.000 seguaci su Facebook. Detto questo, possiamo Sì. cominciare. E vi diciamo che siamo anche a Romix. Saremo da giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ci saremo tutti i giorni. Ci saranno ancora le nostre magliette. Perché purtroppo non abbiamo fatto in tempo a fare le grafiche nuove. Quindi, ci saranno ancora le magliette, quelle vecchie. Ne abbiamo stampate altre, visto che a Napoli sono praticamente finite. Ne abbiamo stampate altre. E ci saranno ancora le magliette. Quindi, per chi ancora non l'ha comprato e si voglia ancora comprare, è ancora in tempo per comprare le nostre magliette. Detto questo, cominciamo con il video, che è stata anche lunga questa intro, e andiamo sul primo segreto di oggi, che è: una volta vidi il mio ragazzo con la maglietta di Che Guevara e gli chiesi se sapesse chi era. Lui tutto sorridente mi rispose: certo che so, e lui è un ballerino latinoamericano. Giuro, ci sono rimasto malissimo, l'ho mollato lì su due piedi davanti ai suoi amici. Io pensavo che diceva: certo, quello lì è ultras romanista, perché c'è stato uno che è uguale a Che Guevara, che sono le bandiere della Roma. Mi piacciono i porno delle vecchie e le trovo molto eccitanti. 14 anni, no. Mente strana. All'età di 8 anni andai in nave da 18 Livorno a Olbia. anni. 8 anni andai in nave da Livorno a Olbia. Passai tutto il tempo del viaggio a scorreggiare nelle sale più affollate della nave. Quel giorno le mie scorregge erano più puzzolenti del solito, così pensai che qualche divinità avesse sentito ciò che volessi fare e mi ha dato questo superpotere. Qual è il tuo Solenti. potere? Ma alzare tutto con la super forza. Qual è il tuo potere? Volare? Qual è il tuo potere? Viaggiare nel tempo? Qual è il tuo potere? Fare le super scorregge. Pochi giorni fa al McDonald's, entrando in bagno, vidi un uomo masturbarsi davanti ai pisciatoi. Appena vide che stavo entrando, ha smesso subito. Si è messo sui pantaloni e andando verso il lavandino come se non fosse successo nulla. Questo mi ha scioccato parecchio. Cioè, comunque, sì, sembra chissà che doati. Poi ha finito. Questo mi ha scioccato parecchio. All'età di 12 No, anni. detto. Parecchio. Tradisco mia moglie con le adolescenti. Mi piacciono un sacco. Sono bravissima a letto e poi a loro piace il cazzo di 18 centimetri. Di 18, perché 19 no, 17 nemmeno. 18. 18. 18. Da piccola io e mio fratello avevamo tanti pupazzi, ci giocavamo molto, solo che lui non sa che io li prendevo e mi ci masturbavo molte volte sulle scale. Cazzo, quanto mi piaceva godere. Cazzo, quanto sei malata. Che schifo. Ogni volta che a scuola incontro il professore di religione mi viene voglia di masturbarmi con il crocifisso. Ma che cazzo è? Che perversione Mia madre dice sempre che ho un buon rapporto con la mia sessualità. Lei non sa che mi masturbo col mio Pikachu vibrante che mi ha regalato quando avevo 6 anni. Scusa mamma, ma la è? gente si masturba e basta. LOL. Sono in segreto. Per me comunque questa è vera, perché se uno si masturba con un Pikachu e poi scrive LOL alla fine, è assolutamente, cioè, non può essere fake. Adoro farmi prendere a calci nelle palme dalle mie compagne di classe. Questo è tipo fetish. Lo faccio perché questo è l'unico modo con cui i loro piedi possono venire a No. contatto con il mio pene. Ma che cazzo? No. Ho sempre corso dietro alle persone, non sono mai stata amata. No. Non ci abbiamo neanche Il mio noi. cane è morto. Il mio segreto è che mentre ero ubriaco ad una festa, una tipa mi stava facendo un oh. No. Un pochino. E gli ho vomitato in faccia. Lei mi ha morso la cappella e mi ha tirato uno schiaffo. E io, non essendo cosciente di quanto sta. Io, non essendo di quanto stava con. Cioè, la parentesi, detto piccola lezione di grammatica, Che cazzo? serve per aggiungere una cosa. Ma nel senso, se tu levi la parentesi, comunque quello che scrivi prima e quello dopo la parentesi deve avere un senso insieme. Invece, qui tu hai messo una parentesi, ma non ha un senso se la togli. Perché. E io, non essendo di quanto stava succedendo, non serve che metti la parentesi, caro. Comunque, andiamo avanti. Non essendo cosciente di quanto stava succedendo, mi sono messo a ridere. Sì, ho rosicato, perché porco due mi fanno rosicare queste cose. Vabbè, È vero, sta sono tranquillo. torto. No, vabbè, ieri ho fatto talmente tanto sesso che oggi mi fa male la vagina. Beata te, io non te lo Piace, è una cosa che piace. manderei.
Che schifo. Dopo essermi masturbato mi ricco sempre le mani, è troppo buono il gusto, passatelo per favore. È venuta la crisi epilettica a leggere questa cosa. Che schifo. Non ho mai fatto un pompino, la cosa mi dispiace un po' perché ho paura di non soddisfare il ragazzo. Oppure mi alleno con le banane e mi piace anche. Credo di non essere normale. Ahia, mi hai preso un sortito, Mi piace il sedere maschile e non mi limito a guardarlo. Ci fa piacere. Che cosa si limita a fare? Ci fa le foto, il book, che ci fa? Lavoro come commesso, però ho piacere a spogliare i manichini. Distrutto qualcosa. Ho riscoperto il concetto di fedeltà da quando il mio scoiattolo. Dove sta? Ah. Tutte le notti, prima di addormentarmi, mi si appollaia proprio sulla patata e ci rimane fino a quando non mi muovo nel sonno. È il mio guardiano cuccioloso. Che cazzo? Il mio scoiattolo invece è qua, mi dormivo. Carino. Oggi sono andato a fare gli esami del sangue. Ho preso A. Dato che la dottoressa si è accorta che avevo paura degli aghi, mi diede una caramella. Al mio turno mi chiese: quanti anni hai? E io risposi: 19. Lei mi guardò sbalordita e disse: te ne davo 14, altrimenti non ti avrei dato la caramella. Ti avrei dato un dildo. E ora tutti a prendere un dildo caldo. No! Mi sono accorta mentre mi scaccolavo dal dentista che c'era la telecamera. Che figura. Merda. Sono di un paese della ciociaria. E mia mamma, per mantenermi, fa la puttana scopando di tutti i miei amici. Mi vergogno troppo. Detto questo, facendo un italiano alla mia ragazza mi sono rotto il dito. Quando la gente mi chiede come hai fatto, ho risposto: ho chiuso il dito chiudendo lo sportello della macchina. Ha picato acciaio, cioè. Vabbè, comunque. Allora, ragazzi, questo sarà l'ultimo segreto di oggi. Se vi è piaciuto, lasciamo 10.000 like. Vi ricordo che se mi seguite sul mio profilo privato, arriva 20k. A Romix mi trovate senza barba, lui lo trovate con la boccia e avrete un video dove io mi taglio la barba e lui si fa la boccia. Esatto. Cazzo. Vi ricordiamo che sempre che siamo anche a Romix. Se vi è piaciuto, lasciamo i like. Ci vediamo al prossimo video di segreto. Come sempre, da noi è tutto e bene. Bella.